Buongiorno! Adesso vi saluto anche Macchia oggi. Però non è molto convinta, no? Ok, vai, dai. Allora, oggi sono qui per fare il video tag, un altro, sì, non ne potrete più, un tuffo nel passato che ho trovato sul canale di Libreria Infinita, Giulia, ciao Giulia. E niente. Voglio vedere se la so arrivare in fondo perché sono stata interrotta prima e sono stata impedita a tagliare, fare cose del genere. Io inizio e se non finisco devo ricominciare da capo. Allora, anno di nascita 1982, quindi 30 anni, vado per il 31 a dicembre. Il 21 dicembre, qui voglio aprire un capitolo interessante sul compiere gli anni prima di Natale, ragazzi. Non me la prenderò con nessuno di voi perché mi guarda qualcuno che conosco, però non è molto divertente. Chiusa parentesi. Descrivi la tua infanzia con tre parole, tre sono troppe. Scusate, ogni tanto mi metto a guardare Macchia perché è proprio. È come se stessi parlando con lei. Allora, diciamo giocosa, perché io ho passato tutta l'infanzia giocando dove abitava mia nonna. C'era molto spazio e c'erano vicine molte bambine della mia età un po' più piccole, invece a casa mia non avevo vicini di casa. Non avevo bambini vicino a casa mia. E quindi andavo da mia nonna, che mi accoglieva sempre con un ovetto Kinder, queste cose qui, e andavo a chiamare le mie amiche, urlando sui puzzoli, senza cellulari, neanche i campanelli usavo io. Urlavamo, che divertente. E niente, ci mettevamo a giocare alla campana, a saltare la corda, nascondino, tutti questi giochi. Questi giochi qua, quando faceva brutto i giochi da tavolo, oppure ci inventavamo degli spettacoli, eravamo cantanti, ballerine, cioè di quelle cose veramente fantastiche. E il tuo primo videogioco? Allora, io non ero una che giocava tanto con i videogiochi, ci giocavo nel bar di mia mamma, che avevano, sapete, quei videogiochi che tenevano ogni tanto nei bar, quelli vecchi che avevano la manopolina rossa. E poi quando ero un po' più grande, però ormai avevo 14-15 anni, i videogiochi che trovavano nelle sale giochi con The House of Beads, mi pare si chiamasse, quello con gli zombie, che adesso c'è il ritorno degli zombie. E niente, ho giocato tantissimo con quello. Barbie e TV, entrambe le cose, perché io ho tantissime Barbie, il camper della Barbie anche, bene sì, tantissime. Guardate, ne avevo veramente tantissime. E la TV anche perché guardavo un sacco di cartoni. Quando non ero da mia nonna, a casa magari mi guardavo i cartoni. Il mio primo peluche era un husky della Trudy, purtroppo non ce l'ho fatta a farglielo vedere, e è anche il mio peluche preferito, la domanda numero 7, perché proprio sì, il mio primo peluche l'ho consumato fino a ridurlo con il pelo tutto appiccicaticcio, e la cosa bella è che questo peluche l'ho regalato uguale anche a mio cugino, quando è nato mio cugino. E anche lui l'ha ridotto allo stesso modo, mio, cioè, modo pietoso. Il mio primo viaggio, allora, il mio primo viaggio con i genitori, che fosse stato quando andavamo in vacanza all'isola d'Elba, e poi da sola, probabilmente, le gite che si facevano a scuola, credo. Però la prima che ricordo è Innsbruck, però non è che non sono voluto molto, perché quelle cose tutte di più state quelle delle superiori, perché mi sono staccata un po' da quelle arpie che c'erano alle medie. Sì, dico arpie perché mi hanno escluso e veramente, veramente, no, non ho neanche parole.
Aneddoto divertente della tua infanzia. Non perché non lo ricordo, perché io, cioè, non è che mi ricordo molte cose della mia infanzia, poca memoria. Ma comunque, mi è stato raccontato da mia mamma di una volta quando venivano a casa nostra una coppia di amici con una bambina che era un po' più grande di me. E era sera tardi e io e questa bambina eravamo in camera mia. I miei genitori non si sentivano più, erano preoccupati. Come mai che sono così silenziose? Vengono a vedere, ero cosparsa di miele dappertutto, perché questa bambina vedeva mia mamma ogni tanto darmi il miele per tranquillizzarli e ha pensato bene di andare a prendere il vasetto, soltanto che io ero piena di miele ovunque. E vabbè, probabilmente ce ne sono di più divertenti, però questo è quello che mi fa divertire di più. Ah no, anche quando mia mamma, quando mi veniva a prendere nel letto, quando dormivo, mi addormentavo volte nel letto di mia mamma e di mio papà, quando mi portava a letto, invece che farmi andare in camera mia subito, siccome non mi svegliavo, e mi metteva nello sgabuzzino. Faceva finta di chiudermi dentro nello sgabuzzino e a quel punto mi svegliavo, capite bene, perché sennò rimanevo traumatizzata. I tuoi cartoni animati preferiti? Tutti, allora, Giorgi, Candy, poi la magica Amy, poi Sandy, dai mille colori, poi la Bianca Siebert, tutti. Cartoni animati che odiavi, quindi quelli là per i maschietti dove c'erano i robot, quelle cose là. Aiutatemi voi, no? Non mi ricordo come si chiamavano. Con chi facevi coppia fissa? Io facevo coppia fissa quando ero piccolina con una bambina. Sì, perché io ho questo vizio, ho delle amicizie, diciamo, preferisco fare coppia che gruppo. Le volte che abbiamo formato il trio è sempre andata a finire male. Sarà che ho problemi io che sono troppo possessiva, egoista, non lo so. So che finché coppia funziona, poi se si allarga troppo, no. Il tuo telefilm preferito? Allora, assolutamente Beverly Hills, io sono cresciuta con quello che ricordo di più. Poi vabbè, c'è proprio sì. Però quello già ero cresciutella, purtroppo, per guardarlo. E niente, ero matta per Brandon Walsh all'inizio, poi crescendo ti innamori di Dylan, perché è più figo, no? Il tuo cantante preferito è Laura Pausini, quando ero piccolina e conoscevo a memoria. Ora ormai la musica la sento veramente poco. Non so perché, poi vabbè, c'è stato tutto il periodo che lavoro così di Take That, dei Five, sì, basta, poi mi sono fermata per fortuna. Cosa è cambiato dalla tua infanzia a quella dei bambini di oggi? Allora, come stavo dicendo prima di essere interrotta, non entrate più da quella porta, secondo me la cosa principale è che una volta noi potevamo giocare con qualsiasi cosa, non ci serviva un materiale per giocare. Cioè, potevamo giocare veramente con ogni cosa. Oggi invece i bambini hanno bisogno di qualcosa di concreto e di già fatto. Anche se io ho visto tantissimi bambini che si costruiscono le cose, eccetera, eccetera. Soltanto che perché loro appunto ce l'hanno la creatività, l'immaginazione, ma viene spenta dalla TV, dai videogiochi, da tutti questi stimoli continui che arrivano e loro non sanno selezionarli, perché veramente sono bombardati da un sacco di informazioni, questi poveri bambini di oggi. Sono i genitori che vogliono fargli fare corsi di questo, quello, quell'altro ancora, per tenere impegnati il più possibile, poi alla fine non sanno veramente far niente. Hanno 150 giochi e li schifano tutti 150 e vogliono il 150
Poi è ovvio che questo non dipende da loro, cioè, potrebbe stare qua a parlarne veramente un sacco di tempo, però questo è il succo di quello che penso io. Noi potevamo giocare con tutto, e oggi i bambini no, hanno bisogno di materia prima, se no sono finiti. E bene, con questo ho finito. E niente, ci vediamo la prossima e spero che sia presto e spero che questa volta si sia sentito un po' di più il volume e altrimenti siete lo al massimo voi. Non lo so. Ciao!